Salve a tutti da Zero Mani in Pasta! Oggi realizziamo le patate dolci al forno, detto nel nostro gergo salentino le patate zuccherine. Senza peso questa ricetta e ora vi dico gli ingredienti. Allora, qua abbiamo due patate zuccherine o due patate dolci, le ho lavate, pelate e le ho tagliate a quadrettini, come potete vedere. Qua abbiamo della cannella, andremo a mettere un pizzico di sale, dello zucchero semolato, del rosmarino, vedete, rametti di rosmarino fresco, pezzettini di burro e un pezzetto di burro per andare a ungere la nostra teglia. Quindi o le mettete in una teglia o nel pirofilino, dove volete voi. Allora, iniziamo subito, naturalmente, dopo che sono state lavate e scolate. Vedete, nella ciotola sono state scolate senza acqua, andiamo a ungere tutta la superficie e anche i bordi di burro delle nostre pirofiline. Allora, nella ciotola delle nostre patate dolci andiamo a togliere gli aghetti dai rametti di rosmarino e li mettiamo all'interno. Mettiamo un pizzico di sale, il pizzico di sale, come tutti gli ingredienti, come tutti i primi, secondi, anche nei dolci, serve ad amalgamare, a omogenizzare tutti i sapori. Quindi andiamo a mettere adesso una spolverata di cannella, naturalmente mettetela a vostro gusto, eh. Io metto quella che piace a me e voi magari quando la mettete fate a vostro gusto. Quindi mettiamo una spolverata di zucchero semolato. Ora che facciamo? Con due cucchiai andiamo a mescolare. Un'altra spolverata di cannella, ancora zucchero semolato, andiamo ancora a mescolare e mentre mescolo è caduta anche una bella patata, qua un pezzettino, e ora verso nelle pirofiline, divido, naturalmente ripeto, o pirofiline o pirofila grande, quello che voi volete, intanto un'altra patata è caduta ed eccole qua. Ora andiamo a mettere dei tocchettini di burro sparsi. Un'ultima spolveratina di cannella. Come avete notato, Tiziana Malimpasta ha tolto la marca, naturalmente, Tiziana Malimpasta. Ora spolvero un'ultima anche spolveratina di zucchero semolato. E beh, se no, che patate dolci sono. E ora il rametto di rosmarino, giusto per abbellire. Ok, ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato, andiamo a cuocere per 30 minuti circa, ma Con il forno a sé. devono essere ben dorate. Ci vediamo all'assaggio! E siamo pronti per l'assaggio! Guardate qua, non tocco la pirofila che ancora è calda. Allora, vedete? Si sono belle dorate. E poi, se volete, sopra, quando sono ancora bollenti, potete spolverare un po' di zucchero a velo o un po' di zucchero semolato. A me piace così, ma dovete assaggiarlo. Ok. C'è il burro sotto, come potete vedere, guardate, c'è il burro. Non tocco la pirofila perché è calda. È un'alternativa a quelle fritte, che veramente sono buone, buone, buone. Sono morbide all'interno e croccanti fuori, mamma mia! Aspettate. Allora, sono proprio felice di questa ricetta. Buonissime. Fatele e fatemi sapere. Senza farle sempre fritte, potete fare questa alternativa di ricetta. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti di cuore, Tiziana Malimpasta!